Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Concludiamo la settimana parlando di storia e di lettura, perché Italo Martinelli ci presenta il suo nuovo libro, I della Scala di Verona, il mito, la storia. Allora do subito il benvenuto a Italo Martinelli, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora Italo, io partirei raccontando un po' della tua storia, che è particolare, nel senso che sei laureato in giurisprudenza, però sei un grandissimo appassionato ormai da tanti anni appunto di storia medievale, hai all'attivo altri romanzi storici, anche degli itinerari davvero molto particolari e esclusivi nella nostra città che raccontano proprio il Medioevo, ma come ti sei appassionato a quest'epoca? Diciamo che è una passione che viene da tanto tempo e da lontano, sin dai banchi di scuola del liceo. È una passione legata soprattutto alla storia dell'epoca medievale, perché ritengo che sia un periodo sotto certi punti anche bistrattato, ma d'altro canto invece molto interessante, molto ricco e soprattutto molto attuale, ecco. Leggevo proprio in questi giorni quelle che erano le paure del Medioevo, se poi andiamo a guardarle in realtà sono le paure che abbiamo tutti noi ogni giorno e soprattutto in questo periodo. Quindi insomma questa passione viene da lontano, si è alimentata di tanti studi, si è alimentata di tanti saggi e un po' alla volta è arrivata a sfociare soprattutto in un grande interesse per la storia medievale e la storia in generale della città di Verona, che da questo punto di vista è straordinaria, perché veramente ad ogni passo c'è qualcosa da raccontare, una storia da raccontare. Ecco, io non sono uno studioso, nel senso che non faccio ricerca in maniera autonoma, ma mi ritengo un divulgatore, ecco, un divulgatore storico, quindi fare in modo che quelli che sono le ricerche e gli studi possano essere portati, scusa il gioco di parole, alla portata della gente. E questa è la divulgazione, diciamo, ovviamente in maniera seria, ecco. Anche perché Verona è stata la prima signoria italiana e quindi davvero c'è una storia vivacissima e ha ospitato tanti grandi, tra cui Dante Alighieri, e sappiamo che il prossimo anno, il 2021, sarà l'anniversario dei 700 anni dalla sua morte. Insomma, ci saranno delle celebrazioni importanti. Ma arriviamo al tuo ultimo libro, appunto, I della Scala di Verona, il mito, la storia, edito da Il Rio. Quando è uscito e facciamo proprio un tuffo nel passato, raccontami alcuni dei passaggi più importanti, poi ovviamente non vi sveleremo troppo perché il libro è tutto da leggere. Sì, il libro è appena uscito, diciamo qui ai primi di dicembre e è interessante soprattutto per il fatto che è una, diciamo così, una carrellata completa di tutto il periodo storico della Scala a Verona. Quindi si parte con Mastino I agli inizi del 200 e si finisce con il 1387, quando Antonio della Scala, assieme a sua moglie samaritana da Polenta, sono costretti a fuggire dalla città di Verona, dal Castelvecchio, che si chiamava Castello di San Martino in Acquaro a quel tempo, e sono costretti a fuggire dalla città perché la popolazione ormai è stanca sia della signoria, ma soprattutto di quel clima di terrore, di sangue, di anche fratricida, che ormai aveva reso veramente difficile la convivenza con questa signoria. Diciamo che tecnicamente si dice che è stata la prima signoria in Italia, e se si intende un governo, diciamo così, accentrato e soprattutto una corte che si raduna attorno al principe, possiamo veramente dire che quella di La Scala è stata proprio la prima, una delle prime, primissime, forse la prima signoria in Italia. Ecco, dicevo prima che il pregio di questo libro è di essere una carrellata su tutto il periodo della Scala, perché gli studi approfonditi anche che si sono fatti in questi ultimi anni si riferiscono soprattutto al grande principe della Scala, quindi a Can Grande primo della Scala, ma dopo di lui vengono degli altri membri di questa casata molto interessanti, molto importanti,
importanti, a partire da Mastino II, Can Signorio, Can Grande II, per poi giungere appunto ad Antonio della Scala. Ecco, quindi in questa carrellata nel libro si trova tutta la storia della Scala. E poi anche come vivevano all'epoca la vita di ogni giorno, la quotidianità. Sì, perché il bello della storia, il bello del racconto della storia, quindi della divulgazione, è quello di cercare di far immergere il lettore in un contesto completo. I libri di storia ovviamente si limitano a riferire degli avvenimenti, a riferire delle date, però molte volte tralasciano di raccontare, di narrare quella che invece era la vita quotidiana della gente, ma soprattutto la mentalità che avevano queste persone, perché non dobbiamo dimenticare, una civiltà si vede non solo da quello che è l'avvenimento storico, ma si vede dal proprio pensiero, dalla propria filosofia, dalla propria religione, dal proprio modo di vivere la vita quotidiana. E quindi il racconto divulgativo, il racconto narrativo invece tende proprio a sottolineare quegli aspetti che normalmente non si riescono a trovare all'interno dei libri di storia. E tra l'altro torno a dire che Verona da questo punto di vista ha una storia veramente molto interessante, molto completa, ma non solo per le vicende, ma anche per quello che è proprio il vivere quotidiano della gente. Faccio un esempio. Qualche curiosità, esatto, faccio un esempio. Sì, pensiamo solo a quei pochi metri che dividevano le due piazze, la piazza del popolo, diciamo, la piazza delle erbe dove c'era il mercato e la piazza dei signori, due ambiti completamente diversi dove si viveva una vita completamente diversa e che pure si trovano così a pochi passi, ma di differenza, di distanza. Ma sono tante, come si pensava alla religione, come si pensava alla presenza di certe persone all'interno della città, per esempio la presenza degli ebrei, la presenza degli eretici, la magia. Erano molto legati alla presenza, per esempio, nelle corti, la presenza di maghi, di astronomi, volevano sapere come, se era il momento di intraprendere una battaglia oppure se era meglio tralasciare. Senza tener conto che, e questo è messo bene in risalto nel mio libro, che su tutto in questo periodo, su tutta la storia di Verona di questo periodo, aleggia un'ombra oscura, che è quella di Ezzelino III da Romano, che con i della Scala ha veramente delle grandi attinenze e soprattutto anche i della Scala fanno molto riferimento alla vicenda storica di questo tiranno che è appunto Ezzelino III da Romano. Allora non ci resta che leggerlo il libro perché ci ha già dato degli spunti davvero che creano molta curiosità. Italo, come si arriva a scrivere un romanzo storico? Sì, il romanzo, questo è un saggio, io ho scritto dei romanzi storici a partire dal 1117, il grande terremoto di Verona. Si arriva proprio con quella passione per la divulgazione, ecco, quella passione per portare una vicenda storica alla portata di tutti. Quindi bisogna molto approfondire, bisogna molto studiare, perché ciò che viene, diciamo così, inventato al di fuori del dato documentale deve essere assolutamente preciso, ecco. E quindi è necessario, soprattutto nella fase della ricerca, al di là del dato documentale, essere molto seri, essere molto precisi anche nel rispetto proprio del lettore. Certo, immagino, quindi è davvero un lavoro di studio importantissimo e di approfondimento. Una profonda ricerca, certo. Ascolta Italo, allora prima di salutarci per la pubblicità, perché poi torneremo insieme, dacci qualche altro spunto. Sono davvero curiosa di capire o conoscere meglio come vivevano i nostri antenati appunto nel Medioevo a Verona, la vita di tutti i giorni. Sì, devi pensare che per esempio quando arriva Dante nel suo primo soggiorno, ma anche nel secondo soggiorno, 1303, 1304, poi successivamente nel 1316, noi pensiamo che lui veda una città come quella che vediamo noi, perché così ci viene naturale, diciamo così. Invece era una città completamente diversa, perché era tutta racchiusa all'interno di una cinta muraria molto più piccola, i famosi muri novi, erano chiamati così proprio con un termine dialettale,
Era una città che di notte veniva chiusa, di sera era buia, e una città anche per certi versi sporca, perché proprio non aveva la possibilità di avere, di avere le fognature, comunque di avere anche un arrivo dell'acqua, così come era in tempi romani, dell'acqua pulita. E era una città anche violenta, io me la immagino proprio in queste notti in cui le uniche luci che ci sono, diciamo così, in giro per le strade sono molto piccole, sono degli introli, quindi dei budelli, diciamo così, di strada, e sono illuminati soltanto da quelle piccole candele che venivano accese di fronte alle immagini votive. La città era chiusa di notte e veniva riaperta al mattino, quindi le ronde sugli spalti, le ronde, le sentinelle alle porte. Pensa che quando muore Can Grande nel 1329, il 22 di luglio, lui muore a Treviso e il corpo di Can Grande entra in città, ma deve rimanere fuori per alcune ore perché la città era chiusa, Era anche se lui chiusa. era il signore della città. Allora, su questo ci fermiamo solo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme, con noi c'è Italo Martinelli che ci presenta il suo nuovo libro uscito proprio a inizio dicembre, I Della Scala di Verona, il mito e la storia. Un vero tuffo nel passato tra 200 e 300. Ci stava raccontando nella prima parte della nostra puntata tante curiosità anche su come vivevano all'epoca e insomma abbiamo detto Verona era sicuramente una città che attirava anche l'attenzione di personalità importanti, non solo sotto il punto di vista politico, ma anche sotto il punto di vista della letteratura, dell'arte, tant'è che Verona ospitò Dante Alighieri. Sì, è un po' strana la cosa. Tutti pensano che Dante Alighieri sia arrivato qui, almeno nel suo primo soggiorno, perché è attratto dai codici della Biblioteca Capitolare. In realtà, quando Dante arriva qui è piuttosto arrabbiato, diciamo così, si sente proprio cacciato dalla propria città, è in una fase pienamente politica della sua vita, vuole ritornare, sta cercando alleanze ovunque, ma con l'idea di poter ritornare il più presto possibile nella sua Firenze a fare quello che faceva nella sua Firenze, che era appunto la vita quella del politico, visto che è stato rettore della città. E quindi, diciamo, quindi nella sua prima permanenza a Verona, lui, diciamo così, vede nei Della Scala subito all'inizio la possibilità di ottenere questi privilegi. Poi si accorge che probabilmente la dinastia era ancora troppo acerba, ancora troppo giovane da questo punto di vista, e quindi capisce subito che qui, diciamo così, per quel suo scopo che aveva in quel periodo, probabilmente non c'erano delle grosse opportunità. Si racconta che lui cercava in qualche modo, per qualche motivazione, per scappare da Verona e da Bartolomeo della Scala, e lo ritrova e trova questa motivazione nella presenza a Padova di un suo conterraneo che stava dipingendo una famosa cappella, quella degli Scrovegni, quindi di Giotto. Quindi lui se ne va da Verona per andare a Padova, poi di lì a Bologna. Quando invece ritornerà più avanti, a partire dal 1316, sarà tutto un altro uomo. Sarà un uomo non più dedicato alla politica, non più con la volontà di rivalsa, ma anzi tutto dedicato alla sua opera. E questo la si legge molto bene nella famosa epistola tredicesima, quella dedicata a Can Grande, in cui Dante appunto offre la terza cantica del paradiso a Can Grande e gli dice che proprio lui scrive, Dante scrive, subito pensavo che fosse la vostra immagine così lucente di grande signore fosse solo un racconto. Invece, stando qui, avendoti come amico, invece mi accorgo che veramente quello che si racconta di te in realtà è la verità. Ecco, quindi due personaggi, diciamo così, diversi, due momenti diversi della vita di Dante, che è bello anche sapere, è bello approfondire, in riferimento alla città di Verona. I Della Scala sono riusciti a farsi voler bene e a gestire Verona, diciamo, nel miglior modo possibile, nonostante fosse un periodo davvero buio, quello del Medioevo, un periodo difficile a livello storico. E,
Diciamo che innanzitutto questo è un periodo terribile dal punto di vista della politica e quindi dell'attività anche militare, perché le alleanze erano continuamente rovesciate, le alleanze erano continuamente tradite. Un giorno si era con Vicenza, poi un'altra volta con Venezia, poi con Milano. Quindi il popolo sicuramente restava un po' a guardare, ecco. Erano due vite sociali e politiche decisamente parallele. Ci sono dei bellissimi racconti in cui proprio la gente del popolo ha le proprie feste, diciamo così, il carnevale piuttosto che la festa del palio, mentre la corte ha tutta una serie di altri tipi di ricevimenti o di curie, come le venivano chiamate, e smisurate, quindi con la presenza, per esempio, di animali esotici, la presenza di persone che vengono da città lontane, gente vestita bene, piena di lusso, e gente che invece erano degli straccioni, quelli del popolo. Quindi era molto difficile farsi voler bene. In alcuni momenti sicuramente lo fu, perché quello della Scala fu comunque sempre un governo di popolo, almeno fino all'arrivo di Can Grande primo della Scala. Dopodiché veramente la frattura si fa pesante e si arriva proprio a quel momento finale in cui non ne possono più della Scala e quindi addirittura li fanno fuggire per poi cadere dalla padella alla brace perché sarà l'avvento dei Visconti e quindi un'altra storia che si apre anche in questo caso molto difficile. Ma questo è per il prossimo libro. Ascolta, Esattamente. Italo, dove possiamo trovare appunto il tuo libro della Scala di Verona, il mito e la storia che ricordiamo è edito da Il Rio? Eh sì, ovviamente in tutte le librerie e anche in internet, ma so che anche il mio editore fa anche addirittura delivery dei libri, quindi basta richiederlo, vi viene anche spedito a casa. Mi preme ringraziare Rio Edizioni anche perché è di Mantova. E probabilmente l'unico errore che fece Can Grande della Scala fu quello di sostituire ai Bonaccorsi di Mantova la signoria di una famiglia che a quel tempo era praticamente sconosciuta, che è quella dei Gonzaga. E da questo punto di vista, quella che era stata un'alleanza straordinaria tra Verona e Mantova diventano acerrime nemiche. Quindi, insomma, in qualche modo ricuciamo la storia. Quindi, una bella cosa questa. Eh certo, grazie davvero a Italo Martinelli per essere stato con noi. Leggete il suo nuovo libro perché per conoscere il futuro è importante conoscere il nostro passato e le nostre radici per affrontare bene il futuro. E poi vi aspetto perché la città, il libro è una cosa, passeggiare per la città e vedere i della Scala è tutt'altra cosa. Grazie. Ebbene, grazie ancora a Italo Martinelli, grazie anche a tutti voi per averci seguito oggi. Ci lasciamo.